In Giovanni 19, al verso 23, è scritto che i soldati avevano crocifisso Gesù e dopo averlo crocifisso presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ogni soldato. Poi presero la tunica, e la tunica dice la parola che era senza cuciture ed era tessuta per intero. Allora dissero fra di loro: non strappiamola, ma tiriamola a sorte e vedremo a chi possa andare. Come è scritto, hanno spartito fra di loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica. Non so se hai fatto attenzione alla lettura. Hanno preso Gesù, gli hanno messo dei chiodi nelle mani, gli hanno messo dei chiodi nei piedi. La Bibbia dice che sul suo capo portava una corona di spine e sicuramente il suo viso era tutto insanguinato, il suo corpo era flagellato per le torture subite. E loro, dice la parola di Dio, erano lì, sotto il corpo del Signore, lì, ai piedi della croce, davanti alla persona di Gesù che stava morendo. Sicuramente avevano sentito parlare di Gesù, sicuramente avevano udito dei suoi miracoli, delle sue guarigioni, sicuramente avevano udito che faceva resurrezioni, hanno sentito parlare della sua gloria. Eppure ci dice la parola di Dio che mostravano l'indifferenza più totale alla sua sofferenza, mostravano indifferenza al suo atto d'amore che stava morendo sulla croce per ognuno di noi. Ma la parola ci dice che erano interessati alle vesti, erano interessati alla tunica, si dispiacevano perché la tunica potesse essere rotta, mentre il corpo di Gesù veniva spezzato per loro alla croce. Gli occhi di questi uomini erano diretti sulle cose materiali, gli occhi di questi uomini erano sui bel vestirsi, erano sul benessere, erano sulle cose terrene. Cosa stanno guardando i tuoi occhi? Dove hai diretto il tuo cuore? Quanto è grande la tua indifferenza verso Dio? In Matteo 27, al verso 43, dice che il giorno divenne notte, che la cortina del tempio si squarciò, che la terra tremò, le rocce si schiantarono. La Bibbia dice che la natura si ribellò a tanta sofferenza, si ribellò a tanto dolore. E loro si preoccupavano delle cose materiali. Di cosa ti stai preoccupando? Qual è il tuo interesse oggi davanti alla presenza di Dio? Ti preoccupa quello che ti circonda? Qual è il tuo problema? Dio dice nella sua parola che il mondo passa, ma la mia parola rimane. Non essere più indifferente al meraviglioso sacrificio del Signore Gesù. Non chiudere il tuo cuore. Oggi, se odi la mia parola, apri il tuo cuore. Che Dio ci possa benedire.